Oggi farò un paio di interventi, uno passando da una scala ampia di urban design fino ad arrivare al prodotto, quindi dal cucchiaio alla città, l'espressione famosa di Nathan Roger, e vorrei appunto raccontare un po' di casi studio per vedere come applicare la sostenibilità nei progetti. Ormai i nostri clienti, che sono fondi di investimento, grandi importanti clienti, guardano sempre di più alla sostenibilità, è ormai diventato un must, se ne parla anche troppo, però bisogna concretizzare, quindi anche attraverso l'utilizzo di protocolli di sostenibilità nei nostri progetti e soluzioni concrete. Quindi grazie anche alle aziende che partecipano anche in questi workshop possiamo veramente far trasformare le nostre idee progettuali in qualcosa di realizzabile, quindi una collaborazione diretta con le eccellenze del mercato italiano. Sono veramente molto soddisfatta perché queste sono delle opportunità utilissime, spesso non si riesce a ritagliarsi del tempo per questi eventi, ma è stato davvero interessante vedere una panoramica dal mondo dell'office, quindi abbiamo visto anche con tutti gli eventi catastrofici degli ultimi anni, dalla pandemia alla guerra, come anche le esigenze dell'abitare sono cambiate, dell'abitare dallo spazio di lavoro, dagli spazi residenziali, tutto deve essere molto più fluido, tutto deve essere comunque collegato, quindi gli spazi non possono essere più separati a seconda delle funzioni, quindi abbiamo visto queste declinazioni anche grazie sia ai relatori scientifici che alle aziende, mi è sembrato veramente molto molto interessante, ho portato a casa molto, quindi grazie.